il dolore della famiglia Regeni è il dolore di tutta Italia. Noi siamo con il cuore, con la mente, con le azioni concrete a sostegno della famiglia, lo abbiamo detto dal primo giorno, l'abbiamo detto in tutte le sedi, in tutte le occasioni pubbliche, istituzionali, di partito e anche le occasioni private che abbiamo avuto in questi mesi. La vicenda è molto complicata, è seguita dal Procuratore della Repubblica di Roma, uno dei magistrati più importanti, autorevoli e capaci d'Italia, il dottor Pignatone, con degli inquirenti di primo ordine, dei ROS, dello SCO, delle forze dell'ordine italiane. È chiaro che noi speriamo che si possa finalmente trovare il colpevole o i colpevoli. Questo non restituirà Giulio alla sua famiglia, ma restituirà onore all'Italia, all'Egitto e a tutti quelli che stanno soffrendo per questa incredibile vicenda. Noi ci fermeremo soltanto quando avremo trovato la verità. Lo abbiamo detto, lo dobbiamo alla famiglia Regeni, ma lo dobbiamo a ciascuno di noi, lo dobbiamo al popolo egiziano e al popolo italiano, per cui il massimo impegno, il massimo supporto, il massimo sforzo da parte delle autorità italiane perché i magistrati italiani possano avere pieno accesso a tutte le carte e in questo caso questo avverrà grazie al lavoro della Procura di Roma e noi siamo impegnati perché ciò accada senza alcun tentennamento. Ci fermeremo solo davanti alla verità e la verità vera, non una verità di comodo. Grazie.